No, in realtà non me lo sono mai chiesta, mi sento solo tanto fortunata e basta. So che devo essere grata a Marco Risi, no, per questa cosa, perché comunque il primo film in cui ho interpretato appunto la napoletana è con il ruolo di Daniela, Daniela chiuso, che era la fidanzata di Giancarlo Siani, e credo che quel film mi abbia dato tanta fiducia, no? Cioè, per poi dopo, che ne so, la Catrelli ha detto faccio un provino questa ragazza per il benvenuto al sud, non è venuto dopo fatta pace. Sicché so di essere entrata a Risi, poi mi sono fortunata e basta. Cioè, non so spiegarmi perché. Sicuramente il cinema è anche immagine, no? Io ho sempre pensato che innanzitutto bisogna essere opportuni, no, per una storia. Cioè, al di là della simpatia o l'antipatia, del talento, no. Non lo so, se sei intelligente o stupida, al di là di questo devi essere opportuna una storia. Essere opportuni significa, cioè, avere i colori giusti, no? Le forme del corpo. Quindi, essendo in cinema immagine, capisco che un immaginario della donna del sud Italia, quando, cioè, i miei colori, le mie forme, insomma, non so come dire, ci rientrano, no? Sono anche dato una spiegazione, almeno nei film tu spesso fai dei personaggi solari, entusiasti, travolgenti. Non lo sono per niente. Ecco. Volevo appunto chiedere se questa cosa appartiene anche alla realtà di Valentina o è soltanto una costruzione artistica. No, dunque. Immagino come tutti, naturalmente so molte giornate uggiose e forse come natura sono sicuramente una persona molto più malinconica, nostalgica, a volte un po' nichilista, cioè con la mia natura è un po' più chiusa, no? Anche timida, insomma, anche complessa, no? Un po' è complicato che magari ti fa appunto essere meno solare, no? Meno aperta. Poi però c'è che quel personaggio, a parte innanzitutto, a volte essere così anche in pubblico è una reazione, no? Perché comunque è brutto essere con gli altri silenziosi, essere timida, essere, cioè, gli altri ti danno tanto, almeno io ho un'accoglienza molto bella, no? Dal pubblico, dagli addetti ai lavori, dai giornalisti, sì che proprio sbagliata, adeguata a rimanere chiusa e combatti questa timidezza, questa chiusura, essendo magari più esuberante, se vogliamo. E un po' è anche la gratitudine, cioè io sono molto molto grata, no? Cioè sono grata per tanti motivi. Quindi penso, non so, vivetevi da sola, vivetevi quando sei in casa, probabilmente voi, le due cose, poi però restituisci, cioè sei una ragazza da tanti punti di vista. Sì che mi sembra ben giusto quasi anche, no? Ma scrivere in cinema in questo senso ti ha aiutato a superare questa chiusura e questa tendenza del carattere? Beh sì, il cinema aiuta sempre. sì, no, il cinema, a parte che è anche un mezzo di comunicazione, no? Uno dei tanti motivi per cui comunque ho scelto e sono attratta da questo mestiere. Che nella vita privata ho molte più difficoltà a comunicare e quindi il cinema e il teatro ti aiutano in questo percorso. Per carità, non sono terapia, io detesto chi fa teatro o terapia, non so come dire un cinema terapia, però sicuramente no, ti danno una mano. Poi c'è sempre questa cosa che dice, vabbè, non sono io, no, è il personaggio che... Quindi, cioè, sicuramente il film aiuta tantissimo, ti fa scoprire tante cose. Poi mi danno sempre personaggi migliori di me, secondo me. Questo anche mi aiuta ancora di più.